Radio Radicale, siamo con la senatrice Maria Stella Gelmini di Azione per parlare di come, diciamo, siete riusciti ad impegnare il cosiddetto tesoretto parlamentare che va per 40 milioni alla lotta sulla violenza contro le donne. Allora, la sfida più grossa è di utilizzare bene questi fondi. Come sono divisi e soprattutto teme che possano esserci delle dispersioni su come verranno utilizzati? Beh, intanto cominciamo col dire che se fino ad oggi la lotta contro la violenza sulle donne è stata affidata alla generosità, alla buona volontà di tante associazioni del terzo settore, di tante volontarie, questa volta il Parlamento dà un segnale forte e istituisce un fondo di 40 milioni. A cosa servono queste risorse? Innanzitutto per finanziare i centri antiviolenza e le case rifugio, perché non vi è una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale. È molto importante anche l'obiettivo di formare gli operatori del settore, importante anche il piano per rieducare gli uomini maltrattanti e soprattutto finanziare il microcredito di libertà. Perché vogliamo questa misura? Perché le donne indigenti che non hanno un lavoro, per uscire da una situazione di prostrazione, hanno bisogno di un aiuto economico, almeno nella prima fase. E quindi finanziare il microcredito è un modo per rendere queste donne libere di poter denunciare e di poter iniziare una nuova vita. È chiaro che queste risorse andranno monitorate, soprattutto perché le lungaggini burocratiche che spesso si mettono di mezzo non devono avere la meglio e quindi sarà nostro compito dialogare anche con la conferenza Stato-Regioni per fare in modo che nella collaborazione tra lo Stato centrale e le regioni non si perda tempo. Però sicuramente io rivendico questo come un grande risultato, come Azione ci abbiamo creduto da subito. Avevamo presentato col collega Marco Lombardo, con Giusy Versace, emendamenti a nostra firma. Ci fa piacere che tutte le opposizioni abbiano condiviso questo obiettivo. La quota delle regioni sarà paritaria, nel senso, essendo 40 milioni, ogni regione che fa prende 2 euro, 2 milioni di euro, oppure alla Lombardia gliene diamo 3 e No, alla non è Liguria. questa la strada. La strada è quella di verificare il fabbisogno di centri antiviolenza e di case rifugio, perché non sono presenti su tutte le regioni e quindi si andrà ad intervenire a finanziare soprattutto laddove c'è una carenza, laddove c'è un'assenza di posti letto all'interno di queste istituzioni. Quindi andrà fatto un monitoraggio preciso, ma queste risorse rappresentano davvero una grande opportunità e anche un qualcosa che viene fatto in memoria di Giulia Cecchettin. Allora, la cosa del braccialetto elettronico andrà ad integrare diciamo, la legge Roccella che stabilisce il rafforzamento di questo tipo di misure? Beh, sicuramente dal codice rosso in avanti noi abbiamo potuto constatare che il braccialetto elettronico è una misura efficace laddove viene effettivamente praticata. Quindi occorre potenziarne l'impiego, ma anche migliorare la vigilanza, perché in molti casi il braccialetto elettronico non venga manomesso o per mancanza di soldi non venga proprio impiegato. Quindi sicuramente il provvedimento Roccella va a rafforzare il codice rosso, aumenta l'impiego della prevenzione e quindi è un fatto importante. È evidente che dobbiamo, come dire, testimoniare caso per caso, situazione per situazione, l'efficacia di queste misure. Quindi il monitoraggio è assolutamente importante. Tra queste, l'ultima cosa, qual è, ritiene che il microcredito di libertà sia la parte più importante? Beh, sicuramente è una parte importante, soprattutto per le donne che a causa della violenza perdono il lavoro, le donne che non hanno un lavoro, perché è evidente che uscire di casa, ricostruirsi una vita, c'è bisogno anche di una indipendenza economica. Il microcredito, che è una misura temporanea, e in una prima fase può essere decisivo per sostenere, una donna nella scelta di liberarsi da una condizione di violenza. Bene, la ringrazio, grazie alla senatrice Grazie Maria a voi. Stella Gelmini.